Buongiorno a tutti, eccoci qui ritrovati su una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12.30 in punto di oggi, lunedì 23 aprile. Benvenuti, bentornati, buona settimana a tutti, buon lunedì a tutti. Apriamo la settimana parlando di arte, perché questa settimana viene a ritrovarci una nostra graditissima ospite, ci porta un importante artista perché a breve. Settimana prossima più o meno, manca veramente poco. Ci presenteranno una mostra davvero interessante che è da non perdere, che appunto avvenirà qua a Milano. Diamo il benvenuto quindi a Eva Amos. Buongiorno Eva. Buongiorno Fabio. Ricordiamo Eva Amos, Ars Art Space, insomma, tante le nostre collaborazioni, tante le mostre a Milano di questa ragazza venuta dalla fredda steppa della Russia, no, siberiana, no, non è ancora Siberia lì, No, della fredda. Russia, non freddina, diciamo, Sì. mite, fresca, diciamo. Meno Quanti 30 gradi ci sono in gradi. questo momento E a Samara? sono 7 7 gradi. gradi, bene, No, almeno 7. 20 meno di noi, perfetto. Chi c'è, lo faccio presentare a te oggi, Eva. Chi ci hai portato? Oggi hai portato un importante artista, chi è? Esatto, ti ho portato un importante artista che si chiama Giorgio Maggiorelli, un Buongiorno. artista melanese, che con questa puntata, se mi permetto, apriamo la settimana d'arte, finalmente finita la settimana dei design No, e l'Art apriamo con Week. questa No, non puntata, si chiama Art Week, non la chiamiamo Art Week, non la chiamiamo no, così. No, la no, no. La settimana settimana d'arte, d'arte la chiamiamo, sì, perfetto, meglio, ci piace, brava. ancora meglio che Sì. qua fuori di Week si va a fare Week e basta, quindi insomma, meglio così. Benvenuto allora Giorgio Grazie, Maggiorelli, buongiorno. appunto abbiamo detto artista milanese, quindi Milanese, insomma, milanese, sì. questa quale altra casa se non Milano News per un artista Esattamente. come Giorgio, un artista molto importante, insomma, tanti anni che lavora e che appunto nella sua strada, siamo incrociato quella di Eva Sì. e avete subito lavorato a una bellissima mostra che il 7 maggio andrà in scena, mi viene da dire, Esattamente. in galleria Vittorio Emanuele. No, non in galleria, ma nella libreria Bocca, all'interno della galleria Vittorio Sì, Emanuele. punto. Galleria Vittorio Emanuele, quella Sì. è, se non in mezzo alla galleria, nel senso, sì, no, Certo, una certo. libreria, sì. Che cosa ci dobbiamo aspettare allora, Giorgio? Ti chiedo a te da questa mostra e poi dopo invece mi piacerebbe un po' capire che cosa fai, come ci sei arrivato, un po' la tua storia. Quello che bisogna aspettarsi è sempre una domanda difficile perché nessuno deve mai imporre niente, secondo me, di base. Io posso già raccontare come sono arrivato a strutturare questa mostra, in un modo molto particolare. Innanzitutto, la possibilità mi è stata data dalla libreria Bocca, quindi è un prestigio e un onore per me esporre in un posto ricco di cultura e di arte co come la libreria Bocca. E la cosa particolare è la struttura parte da un'installazione, l'installazione che è uno scaffale che loro mettono a disposizione degli artisti che vanno lì a esporre e ha delle misure molto particolari e io ho voluto proprio come una ricostruzione di un mosaico ogni opera incastrarla sulle misure giuste di questo scaffale. Quindi da questo, poi parliamo anche delle tematiche, va bene, ma a Certo. livello strutturale la logica parte da un discorso geometrico proprio vero e proprio. Ed è stato divertente perché mi sono confrontato con misure che non avevo mai considerato e sono venuti fuori dei tagli e dei Quindi hai fatto dei lavori. lavori apposta per Sì, questa tutti, mostra? i lavori sono fatti Sono tutti apposta. fatti Sì, apposta per sì, questa mostra sì. proprio partendo da Sì, questo esattamente. Il concetto dello scaffale. scaffale, Sì. esattamente. Sono partito da lì. Quindi già insomma è interessante pensare, ma cioè che ognuno adesso già si sta immaginando chissà cosa No, di questo, questo. per Infatti è quello ho molto fatto la bello, molto premessa bello, che cosa infatti. uno si deve aspettare, ma aspetta un attimo perché poi Molto bene, molto bene, molto le bene. aspettative sono sempre delicate, ecco. Giorgio, come siamo arrivati però Il concetto a della mostra fondamentalmente parte da una sorta di trauma, è un sogno. Vuoi dirlo tu? Sì, se vuoi inizio io, Vai tu, poi. no, vai tu, Ok. perché mi ha detto ci teneva lei a spiegarlo, Ah, quindi ok, glielo va passo a bene, dire a allora. lei. Va bene, e allora. Innanzitutto c'è una serie dei quadri e la maggior parte dei quadri parte da un trauma che si chiama il sogno infranto. E ci sono vari pupazzi, feriti, fragile, però questi pupazzi sono molto più delicati e vivi delle persone. Perché
Perciò Giorgio ha raccontato adesso che ha studiato gli scaffali, ha fatto le misure apposta e a questo punto, cioè, questi quadri sembrano addirittura i giocattoli che sono incorniciati come fossero le scatole dei giocattoli preziosi. Quindi, cioè, tutto collegato, tutto, cioè, con il tema, con le tematiche ed è molto bello, assolutamente bisogna vedere, visitare a vedere la mostra. Il gioco è un tema che insomma Il torna, gioco è no? Un un po' tema che io uso nel molto come metafora. e Sì. non sei un bambinone non cresciuto, cioè non è No, quello, assolutamente ecco, nel no. senso, non è questo. Purtroppo Che no. cosa porta il gioco con te? In te, anzi, mi sa che fosse Il quello. calcio sicuramente, come dicevamo poc'anzi, perché sono cresciuto con questa passione, andando allo stadio da bambino. Mi piaceva proprio il colore, i contrasti delle maglie, gli striscioni, le bandiere. Io poi tornavo a casa con mio fratello e giocando al subbuteo rifacevamo le coreografie degli stadi. Quindi proprio la mia passione per il colore, l'amore per il colore nasce da lì. Però poi con gli anni diciamo che ho sviluppato più una metafora proprio a livello di gioco. Nel vero senso della parola, cioè io mi ricordo con i miei amici per dire quando eravamo ragazzini, per raccontarci delle cose e non farci capire al volo, parlavamo della partita del giorno prima che e in base a come aveva giocato uno, come aveva giocato l'altro, ci dicevamo certe cose. Capisci? Il concetto era questo. Poi ovviamente con gli anni accosti alla metafora del gioco miliardi di cose, le vere possibilità o vittorie o sconfitte della vita, fondamentalmente. Il concetto è questo, ecco. Poi lei diceva del sogno infranto, ecco, il sogno infranto è il punto chiave su cui tutto poi si sviluppa, perché sono i nostri sogni infranti che anche lì uno può. Ognuno ha i suoi e da lì si sviluppa poi tutta la tematica del ricordo, delle possibilità, appunto, come dicevo, delle vittorie, delle sconfitte, eccetera. Però sempre con la speranza, che nonostante queste sconfitte arrivino, non è detto che facciano male, ecco. Infatti questo mi è interessante, nel senso che tu usi appunto il giocattolo non per raccontare storie solo divertenti, anzi, No, per niente, assolutamente, però usi comunque il assolutamente. giocattolo dicendo, Certo. mi sembra quasi, dimmi se sbaglio, in fondo che dici, perché tanto comunque, in fondo comunque è un gioco, Sì, beh, il fatto alla c'è, fine, c'è, no? sono Dici, si può fondamentale. desiderare quanto si Sì, vuole, si può, però in fondo forse alla sono fine, abbastanza fatalista e tutto, ok. esattamente, e tutto sommato bisogna anche avere ironia nella vita, perché se Anche no. se è pur serio, un gioco in fondo è. Sì, sempre Un c'è un gioco serissimo. Un gioco gioco. Sì, serissimo, ecco la vita, diciamo. Fatta esattamente. di passione, dicevi. Va Cioè, che quello fondamentale. è il fondamento, Per dicevi. me Senza sì, quello non si riesce per me è la a fare nulla. chiave di tutto, la curiosità vera, l'amore nei confronti della vita che ti porta a conoscere qualunque materia o qualunque mestiere tu scelga di fare. È fondamentale quello, la curiosità Tu sempre. mi hai detto che la passione è la spinta che serve nella vita, cioè non me la dai Secondo me sì. come una cosa da usare, ma proprio come un propulsore, una Sì, benzina, un sì, motore sì. che ci aiuta ad Con la andare stessa, cioè, l'arte, o per l'amor di qualunque mestiere che una persona fa, come se andasse con la stessa voglia, tra virgolette, visto che parlavamo di metafore, di un bambino che non vede l'ora di andare al parco giochi, fondamentalmente. Poi ci sono cose serissime, per Certo. carità, ci mancherebbe altro. Però quello deve, secondo me, deve rimanere quella voglia lì, Sì. quella spinta vitale Le passioni costruiscono la vita. Cioè, infatti, quando ci siamo conosciuti con Giorgio, in occasione della mostra di Damars, che abbiamo fatto il 7 marzo con Vittorio Sgarbi, e quando sono andata da Giorgio a visitare il suo studio, cioè lui mi ha raccontato una cosa veramente incredibile, che lui praticamente è partito come pittore. Cioè, è stato ispirato dal campo del calcio, dai colori. C'è cioè, una cosa per me nuova, incredibile e veramente bella.
è interessante perché appunto, insomma, se prendiamo di San Siro su 80.000 spettatori, non so quanti rimangono folgorati dal colore e ci vedono del latte. Giorgio appunto, questo ci ha visto invece. È stato guidato da questa passione per il calcio. Dove altri bambini magari vedevano un mito da raggiungere, tu hai visto invece tutt'altro, diciamo. Io ho ancora un sacco di fotografie di partite di quegli anni, di atmosfere, anche le atmosfere sono delle cose che io rincorro. Nella pittura sono molto, molto onirico, molto legato ai sogni. Vabbè, torniamo alle partite. Mi piaceva, io mi ricordo se pioveva o non pioveva, mi ricordo se c'era il sole, mi ricordo proprio tutti i contrasti. L'atmosfera in sé. I tram fermi davanti a San Siro, era il 24. Il 24 all'epoca, le caldarroste fatte davanti a Vespasiano. C'erano, vendevano i liquorini dentro, penso si possano fare nomi, quindi non li dico, però c'era proprio il ritornello. Sì, quindi sì, tutte queste cose. Le maglie, ecco, tutto un insieme di... No, interessante lo dici appunto, l'atmosfera. L'atmosfera. Come fai poi a trasmettere questa atmosfera sulla tua tela? Dipende, ci sono vari modi. Allora, diciamo che ci sono dei lavori che tendono più all'astratto e rincorrono questa dimensione anche come dire, con delle geometrie. Io faccio molti cerchi, molti che poi sono delle nemicate, sono delle piogge, magari inquinanti, purificatrici, dipende. Però questa è la parte, diciamo, astratta. Poi ci sono dei quadretti magari un filino più piccoli, magari 25-30, che io rifaccio dei gol, magari anche degli anni 80, tipo subbuteo, riporto l'azione in subbuteo, senza nomi, senza niente, ma solo gli omini. Mi dire, è una cosa che quelli della... Non siamo della stessa generazione in realtà, però abbiamo visto che abbiamo molte cose in comune. Sì, molto probabilmente, degli anni 80, perché molto probabilmente appunto, l'evoluzione è arrivata dopo, come dire. Quindi quelli nati dagli anni 60, gli anni 80, comunque hanno vissuto il calcio nella stessa maniera, molto sì, probabilmente. Penso di sì. Io mi ricordo i giornali in cui c'erano le vignette rifatte delle azioni. Infatti, io avevo un amico che era bravissimo a disegnare, gli chiedevo di rifarmele, di inventarsele tutto, perché mi piaceva tantissimo, ad esempio. E quindi tu hai fatto qualcosa di simile, però forse utilizzando il subbuteo anche. Utilizzando il subbuteo, sì, però rimanendo in un contesto più giocoso, perché io mi ricordo che quelle azioni lì erano molto serie, erano disegnate molto bene e molto realistiche. Il subbuteo ti limita il movimento perché la pedina rimane rigida, quindi un attimo l'azione la devi rimuovere. So che hanno rifatto delle pedine nuove nel nuovo subbuteo. Sì, bassissime. Io rimango a quello sono staccato, hanno fatto anche fare l'azione. C'è un professionismo adesso. Sì. Però gli omini vanno tutti dritti. Gli omini erano così, non questi erano gli omini del subbuteo. Ecco, questo è degli anni nostri. Una vecchia maglia del. No, questo è l'Inter del. Quella maglia rossa, Sì. Era 13 se non sbaglio, 2012-13 se non ricordo, vabbè, comunque. Molto bello. Comunque diciamo. Quindi riportare facevo, proprio delle vere e proprie azioni. Sì, e guarda, la differenza fondamentale, sai cosa te ne dà paradossalmente? I tabelloni pubblicitari dietro, quelli fanno tanta atmosfera, perché io poi li riprendo paro paro, e cambiano veramente, dagli anni 80 ad oggi c'è già un abisso in quello, ecco. Eva, che cosa ti ha colpito delle opere di Giorgio? Sì, cosa ti ha colpito? Io sono artista. Infatti, tu sei artista e sei l'artista dei colori, cioè, per quando, me, nel senso che ho sempre quando detto. Quando ho visto i colori che usa Giorgio, io ho detto, caspita, questo artista mi piace assai. Interessante, ma ho detto da te che insomma usi praticamente qualsiasi colore esista al mondo, se non esiste lo inventi, puoi rimetterlo. Sì, secondo me la pittura si basa sui colori, assolutamente. E Giorgio, nonostante che sia un po' malinconico, con buona pace di cui faccia carboncino così a casa, benissimo. Ma lui comunque, essendo malinconico, ma è molto allegro con i suoi colori. Non so, un'allegra malinconia. Esatto, cioè una cosa... Sì, anche una nostalgia un po', no, che a volte ferisce, a volte ti fa sorridere. È quel ricordo che a volte ti ammazza e a volte ti riporta la felicità vera. Come i pupazzi che tu inventi. Sì, esattamente. Cioè, sembrano un po' tristi, però se li guardi c'è questo... Non fanno paura, aspetta, c'è quel candito. Cioè, io ho visto un quadro bellissimo quando ho visto, guarda Giorgio, devo fare una particolare del quel quadro. Perché lui mi ha spiegato, guarda, questo è un candito che sta prendendo il sole
sul panettone. E c'hai anche gli occhiali. Bellissimo, ci con occhiali. Piccolino, piccolino. Cioè, ma dove sta la tristezza? No, veramente ti fa ridere. Cioè, è una cosa. Sai, però il Candito invece è triste di suo perché nessuno lo vuole. Il Candito, per quello è triste. A me piace pensare a te. Io tolgo le vette e mangio Candito. Io mangio tutto. No, noi siamo strani. Tu dei tre siamo strani, effettivamente. In questo caso, siamo sì, sì, l'Italia è divisa in due sul panettone, è vero. E quindi questo misto tra gioco, colori, cioè pupazze, non lo so, una cosa divertentissima, interessante, che va essere mostrata assolutamente. Anche perché dicevi, una delle primissime contatti che hai avuto con l'arte, grazie a tua zia, mi dicevi, giusto? Mia zia. Sì. Mia zia, che lei, che è ancora pittrice, mi veniva a fare da babysitter quando ero proprio bambino. E mi disegnava e gli facevo disegnare io, che sapevo che lei era brava a disegnare. Innanzitutto mi piaceva già vedere disegnare, quindi tutto sommato poi non sono caduto lontano dall'albero, no, come si dice, ecco. No. E gli facevo disegnare i supereroi, Batman, l'uomo ragno, e che anche lì viene a dire coloratissime anche loro, molto colorati, la maggior parte però ovviamente Superman, sì. Flash, e le mettevi le maglie di no. Sarebbe fantastico, no, non gliele mettevo le maglie, non gliele mettevo, facevi disegnare anche le maglie di calcio, disegnare anche le maglie, sì, facevo disegnare le figure, sempre tornando al guerriero sportivo, faceva non solo le vignette ma faceva le didascalie su tutti i campionati esteri e per ogni squadra faceva la maglia, ecco. Quindi avevi, pensa che gamma di colori che avevano. Erano anche gli anni, mi viene in mente, erano gli anni proprio degli anni 80, erano gli anni della grafica colorata. Mi viene in mente Motorsprint, che sì, faceva i caschi di Formula 1. Tutti gli anni si usciva con un volume, con tutti i caschi, tutte le livree delle macchine disegnate, però non erano foto, non erano 3D. Adesso molto probabilmente lo fanno ancora adesso, fanno col render immagino delle. All'epoca erano disegnate da disegnatori, anche dei signori disegnatori, certo. Ricordo delle copertine Motorsprint fatte anche da Frattini, cioè sono veramente dei signori. E forse quel colore ti ha contagiato completamente, sì. Cioè, ti è rimasto dentro, sì, nelle vene, e stai cercando di tutti i modi di purificarti in realtà da questo colore che ti scorre nelle vene, no? Non mi purificherò mai, mi accompagnerà penso per quasi tutta la mia ricerca pittorica, poi non sa mai nella vita, per carità. Però è abbastanza. Ma parli di ricerca pittorica perché appunto tu sei in continuo comunque evoluzione e ricerca. Sì, a me piace sempre cambiare. Uh-huh. Insomma, i concetti di base ben più o meno li abbiamo espressi. Però mi piace sempre cambiare. Non mi fermo mai su un unico soggetto. Poi giusto, è vero che alcune cose poi si ripetono, ma io mi sento sempre in cambiamento. Magari ritornano certi temi, ma possono cambiare le tecniche, possono cambiare quello che significa e quello che ti dà. Per esempio, 2 anni fa non avrei mai pensato di arrivare a fare dei lavori con tutti quei mostri, sì, simpatici tra per me che sto facendo adesso. Non lo so che cosa. Comunque, uno dei tuoi moti sono i viaggi. Cioè, anche se sì, certo, i sogni, i viaggi, esatto, ti cambia un po' la mente, ti apre proprio la prospettiva, cioè, sì, torni beh, a casa, sì, con l'ispirazione e inizi il nuovo quadro. Sì, sono altri colori che hai visto, quindi sì, sì, dire. Sì, i colori di Irlanda, per esempio, che mi raccontavi. Vabbè, l'Irlanda, l'Irlanda perché ci sono stato parecchie volte ed è uno dei posti che mi ha sicuramente più colpito, sì. E anche qui sono i colori la prima cosa che ti colpiscono, oppure finalmente riesci ad andare, mi viene a dire, andare oltre un attimo, perché no, si va oltre, se riesci ad andare oltre, perfetto, ok, si va oltre, perché insomma è molto interessante questa cosa del colore, che però ti colpisce subito, ti dà sempre questa tramvata in faccia, viene da dire, no? Che ti lascia sempre sbalordito, sì, che sì, poi infatti lo vediamo nei tuoi lavori, perché lo sento poi veramente come un respiro vitale quasi in tutte le cose, cioè appunto lo senti, forse non lo vedi, sì, anche sì, viene da dire, lo sento proprio. Però poi mi piace anche sempre soffermarmi sugli aspetti psicologici, su cosa raccontano gli oggetti, le storie delle città. L'Irlanda dove la possiamo vedere in qualche tua opera che ti posso dire? L'Irlanda c'è un lavoro del 95 che riporta un minimo, senza presunzione perché è talmente immenso quel posto, sì, come vocazione spirituale, uh-huh, che è le Cliff of Moher, che è sulla costa ovest dell'Irlanda, a metà della costa ovest dell'Irlanda più o meno. Ed è un lavoro del 96-97, non mi ricordo, sul sito dovrebbe esserci, infatti ho detto sito, hai detto la parola giusta, volevo chiedervi appunto le coordinate per potervi seguire da qui al 7, e poi ricordami bene Eva cosa succede il 7.
www.giorgiomaggiorelli.it. Bravissimo. Giusto. Poi quando avete parlato adesso di Irlanda, io stamattina ho scoperto un fatto divertente, che Irlanda, cioè, non è troppo lontano da Gran Bretagna. Sì. In Gran Bretagna è stato inventato subbuteo. Sì, è vero. Vabbè, sì. È vero, è vero. Questo è divertente magari... per una russa, cioè teniamo sempre a capire quello che è divertente per una russa, no. Per noi c'è, cioè, nel senso. Però sì, Eva, sì, Eva. Diciamogli di sì. Posso dire che io adoro di mio tu quasi gran parte della musica britannica, adoro lo stile British. L'hai visto? Adoro il calcio, ovviamente. Inglese, scozzese, mi piace dico proprio più, la prima, sì, versione del subbuteo non era di calcio ma di cricket, perché era proprio stato inventato, certo, in Inghilterra, certo, penso, certo, che il secondo addirittura rugby, sì, introvabili, che dal momento pezzi da collezione, non abbiamo proprio venduto niente, sì, no, poi abbiamo fatto quello del calcio, esploso tutto il mondo, hanno detto ma che ce ne fa di fare quello del cricket e del rugby. Hai altri aneddoti divertenti da raccontarci, Eva? Altre cose sulla geografia, sulla geografia europea della Russia magari. No, raccontaci bene cosa vedremo per il 7, come funziona la serata del 7, allora, se c'è un'inaugurazione, se c'è un vernissage, certo, ricordiamoci, certo, che il vernissage, l'inaugurazione, mi spiego cosa vuol dire, quindi. L'inaugurazione si svolge alla libreria Bocca, come abbiamo detto prima, ore 19, e quindi facciamo questa serata di inaugurazione, tra l'altro io ho invitato un po' di gente da Inter. Vediamo, va bene, interista, vediamo. Direi che sono tutti benvenuti. Tutti benvenuti. Sì, sì. No, no, comunque siete tutti benvenuti. Assolutamente dovete venire, perché è un posto eccezionale. Nel cuore di Milano, un pittore milanese. Cioè, siamo a fianco a Duomo, un posto stupendo. Non vedo nessun motivo di non venire. Non si parla solo di calcio, secondo me, parla su Butto, perché vabbè, su Butto ci giocavamo. È stato un attimo. Sì. Devo dire che Giorgio mi ha tirato proprio. Pienamente in un, sì, ritorno alle origini, insomma, mi sono rivisto diecenne insieme, penso, ai miei amici. Vedi. Pensa, noi invece, per finire, per dirti che lavoro sono finito a fare, noi ne riprendevamo le partite, facevo le telecronache delle partite al Subbuteo. Quindi non potevo finire lontano neanch'io da quello che sono finito a fare, forse. Vedi, poi. Vedi che belle cose. Però, appunto, non si parla solo di Subbuteo, si parla di calcio. No, anzi, lo vedete anche nella locandina della mostra. Ci sono, sì, tantissime altre opere che, sì, parlano di tutto. Tutto fondamentalmente il mondo di Giorgio, sì, che però, come diciamo prima, in fondo riconosce essere alla fine un gioco. Sì, comunque, è tutto un gioco, un po', sono abbastanza fatalista, quindi mi piace anche prendere le cose con ironia, anche le più difficili, le metafore. È come, meglio. Quindi bisogna anche saper ridere. Beh, Giorgio, non so se hai visto, nel quale ingresso degli studi abbiamo una frase su una porta. E non prendere la vita troppo sul serio, tanto alla fine non ne esci vivo. Direi, diciamo che questa direi cosa che, direi che rispecchia abbastanza, sì, anche la mia filosofia di vita, in un certo qual modo. Bisogna, vabbè, anche godersela la vita, perché, certo, a volte è molto difficile, ci mancherebbe altro. Appunto perché lo sai e te ne rendi conto, più te ne rendi conto, e secondo me più devi riuscire a ridere, perché ci devi arrivare, secondo quindi, me. Cioè, arrivare. La vita sta difficile di suo, senza, sì, che noi andiamo, sì, a complicarla. Sì, quindi, sì, cerchiamo di viverla, sì, più serenamente, sì, possibile, sì, perché sennò poi per forza, è ancora peggio. Sì, bisogna saper ridere. Dai. Chi non sa ridere è una persona seria. Ah, vabbè, è questa che è la famosa frase. È vero. Che chi non sa ridere non è una persona seria. Una delle frasi preferite di Eva, so, questa me la ripete spesso. Che ride sempre, ma insomma, lo ride con cognizione di causa, non è matta, cioè nel senso, c'è un motivo. Quindi facciamo questa presentazione il 7 maggio. 7 maggio, alle 19, c'è la presentazione, si, esatto, può venire lì. Si può fare le domande a Giorgio sulla sua arte. Sì, qualunque, perfetto, cosa. Parliamo dell'arte, e la mostra durerà fino al 31 di maggio. Perfetto, insomma, in una zona centralissima di Milano, sì, non avete scuse per dire lontana, cioè ci passate, no, non esiste che non ci passate da quelle parti, non ci crediamo minimamente. Fino al 31 di maggio, dal 7 maggio, sì, il titolo, sì, lo lascio dire a voi, perché il titolo della mostra è complicatissimo, quindi io non mi ci facciamo mento. Pronunciare da una russa. Dai, dai, prova, ci va. Prospettiva inavvertitamente preziosa. Insomma. E già qui ti fa capire che insomma, un po' di fatto, un po' di fatto, cioè, ti fa sorridere comunque, nonostante, sì, sia. Beh, sì, sì.
anche un minimo di riflessione. Infatti, diventa una riflessione, poi dice, ti rifletti col sorriso. Ti rifletti con, comunque questa cosa è molto interessante, infatti, di Giorgio. Non è detto che le cose negative non portino del bene, ecco. Certo, infatti, infatti. Questo. Perfetto, allora siamo in chiusura. Ricordiamo allora, 7 maggio, libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele, la mostra di Giorgio Maggiorelli, curata, gestita, fai un po' di tutto facendo. Tra l'altro, la cosa importante, si può leggere anche la critica scritta da Luca Cantore d'Amore. Ah, che non abbiamo qui, siamo ben contenti di non avere qui. No, scherzo, non è vero. Siamo qui. Anzi, salutiamo che Luca. È stato molto bravo. Salutiamo Luca, che è stato molto bravo. Dice così Giorgio. Io non ci metto, no, scherzo. Lo conosciamo e sappiamo quanto è bravo. E anzi, ci spiace che oggi non è potuto venire, ma lo studio, questa è la capienza, quindi non possiamo. Sì. Di tanto facile, so che però lo vedremo presto di nuovo qui con te, Eva, che tornate a trovarci fra qualche settimana, quindi insomma salutiamo Luca Cantore d'Amore, il bravo Luca Cantore d'Amore. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere con noi, ci vediamo il 7 maggio alla libreria Bocca. Per ogni dubbio, così è in questa diretta, sotto la diretta nei commenti avete il sito, il tag Eva Amos, Giorgio Maggiorelli, il sito di Giorgio, quindi insomma qualsiasi cosa avete tutti gli strumenti per contattarli e sapere tutto quello che vi interessa su Giorgio Maggiorelli. Io davvero vi ringrazio, grazie mille, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Allora buona giornata, buona continuazione di mattinata, insomma di pomeriggio. Noi ci vediamo alle 18 in diretta qui per raccontarvi i fatti principali di Milano e della città metropolitana con l'edizione della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.